Senza mascherina aggredisce vigile urbano, è successo a Santa Margherita Ligure. Un agente della polizia municipale insieme ad un collega ha invitato una coppia di turisti della Lombardia ad indossare la mascherina. Poco dopo gli agenti hanno incontrato nuovamente gli stessi turisti, scoprendo che ancora erano senza la mascherina. Li hanno così multati, 400 euro di multa a testa. E a quel punto la donna ha reagito colpendo uno dei due vigili al volto, ferendolo ad un occhio. La coppia sarà denunciata per rifiuto di declinazione delle generalità pubblico ufficiale e la donna anche per lesioni. Un agente della polizia municipale di Santa Margherita Ligure è stato aggredito da una turista dopo che per ben due volte è stato intimato a lei e all'uomo che l'accompagnava di indossare la mascherina. È successo sabato scorso. Due vigili urbani sammargheritesi, come detto, hanno fermato per due volte una coppia di turisti residenti in Lombardia che passeggiava senza mascherina. La prima volta gli agenti hanno invitato i due a indossarla, riscontrando che anche al secondo controllo i turisti mostravano di non volersela mettere, gli agenti hanno fatto loro una multa da 400 euro ciascuno. A quel punto la donna ha reagito colpendo al volto uno dei due agenti, ferendolo ad un occhio. Per i due trasgressori è prevista anche una denuncia per rifiuto di declinazione delle generalità a pubblico ufficiale e per lesioni. 386 contagi in Liguria sono un dato preoccupante da non sottovalutare a partire dalla tracciabilità dei contatti dei positivi, tema sul quale credo si debba fare di più e in modo più sistematico. Nei prossimi giorni potenzieremo i controlli sul territorio, all'uscita dalle scuole e nei luoghi più frequentati. A garantirlo, commentando il bollettino di ieri, il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio, che chiede alla Regione Liguria di incrementare il lavoro dei tracciamenti dei contatti e ricorda alla popolazione di mantenere tre regole: mascherina, igiene frequente delle mani e distanziamento fisico. Il portiere della Virtus Entella Alessandro Russo, attualmente in ritiro con la nazionale Under 21, è risultato positivo al coronavirus. È stata la Federazione Italiana Gioco Calcio ad informare il club di Via Gastaldi della positività del calciatore biancoceleste. Nei giorni scorsi Russo era stato sottoposto ad una serie di tamponi, tutti con esito negativo. L'estremo difensore si trova attualmente nel ritiro di Terregna ed è asintomatico. Sono 6 le positività finora emerse nel corso del ritiro degli azzurrini. A livello locale invece c'è da segnalare la decisione di Sestri Levante e Rapallo Rivarolese di sospendere gli allenamenti congiunti del settore giovanile con altre società. Ci sembra la scelta giusta per cercare di limitare i rischi di contagio, fa sapere il club corsaro, dove l'attività di base prosegue con allenamenti e partitelle interne. È una decisione a tutela dei nostri tesserati e delle loro famiglie, spiegano invece i bianconeri, che hanno deciso di limitare gli allenamenti congiunti solo fra le varie leve interne del proprio settore giovanile. Oggi per alcune classi dell'infanzia e della primaria dell'Istituto Comprensivo di Lavagna è partito il servizio di refezione adottando tutti i protocolli in termini igienico-sanitari per evitare il prorogarsi del Covid-19 negli ambienti. La novità di quest'anno è il Lunch Box, ovvero un servizio di monoporzioni termosigillate e vettovagliamento monouso. È inoltre prevista la doppia sanificazione, prima e dopo i pasti, degli ambienti in cui si è consumato il pranzo. Elisa Vaccarezza, consigliere comunale delegato alla pubblica istruzione, commenta così: «Anche il nostro comune ha ripristinato il servizio mensa per gli alunni del nostro istituto comprensivo. Siamo riusciti, con impegno e lavorando in sinergia con la scuola, ad ottenere un risultato particolarmente sicuro tramite l'utilizzo del lunch box termosigillate, come richiestoci espressamente dalla dirigente scolastica Moretti.
In questo momento di grande incertezza, ritengo sia importante garantire un servizio così fondamentale per la scuola, gli alunni e le famiglie. Palazzo Franzoni, dunque, si ritiene soddisfatto e resta in attesa che l'istituto comprensivo dia disposizioni in merito alla data d'inizio del servizio per le restanti classi scoperte. Viabilità. A partire da oggi sono chiuse le gallerie che collegano Moneglia ad Eiva Marina nel tratto tra La Rocca Incatenata e Castellino per lavori programmati da Iren. Dunque oggi, domani e dopodomani, mercoledì, le gallerie saranno chiuse dalle 8 a mezzogiorno e dalle 14 alle 18. E sempre a partire da oggi fino al 24 ottobre anche la strada provinciale 34 sarà chiusa al traffico in un tratto di 300 metri all'altezza dell'ottavo chilometro a Cogorno. In zona infatti sono previsti lavori di sistemazione e consolidamento della sede stradale. Il comune di Cogorno consiglia a chi deve accedere in via Monte San Giacomo e in via degli Olivi di transitare per via delle Galle. Infine, a partire dalle 8.30 di dopodomani, mercoledì 14 ottobre, il ponte dall'asta a Rapallo sarà interdetto alla circolazione nella direzione di marcia da Piazza Cile verso Via Milano. Il provvedimento riguarderà tutti i veicoli e resterà in vigore fino alle ore 17 del 23 ottobre. Durante il periodo di chiusura saranno eseguiti i lavori di posa di una nuova condotta idrica in Via Milano, all'altezza del ponte. Da dopodomani, mercoledì 14 a venerdì 16 ottobre, nel quartiere fieristico di Rimini si svolgerà l'edizione numero 57 del TTG Travel Experience, principale evento turistico in Italia. Accesso in fiera regolamentato ai tempi del coronavirus, protocolli sanitari di sicurezza rigidi e appuntamenti virtuali. Il comune di Sesto Levante ha deciso, tramite la società in-house Mediterraneo Servizi, di partecipare, proseguendo così il lavoro intrapreso negli ultimi anni e rallentato da questo periodo di emergenza sanitaria. Dopo l'organizzazione di Discover Italia Sestri, partecipare ad un ulteriore evento di carattere internazionale di qualità credo rappresenti un chiaro segnale di attenzione e fiducia nei confronti dei nostri operatori turistici e della stagione 2021 che tutti confidiamo essere migliore rispetto a quella attuale. Il 2020 è stato un anno che ha dimezzato le possibilità di offerta, favorendo però anche qualcosa di positivo come la riscoperta da parte degli stessi italiani della bellezza del proprio paese, i nostri borghi, i nostri cammini e dell'unicità di un territorio spesso sottovalutato nelle scelte di viaggio e preferito invece dal turismo estero, ha affermato l'amministratore unico di Mediterraneo Servizi Marcello Mossucco, che sarà presente con una propria postazione all'interno dello stand di Regione Liguria insieme ad altre 13 realtà territoriali. Presidente, il Leudo naviga dal 1985. Nel 2021 il direttivo ha approvato un programma che direi pazzo. Lei cosa ne pensa? Che non è pazzia è assolutamente una gran bella cosa, nel senso che il calendario è ricco di eventi. Abbiamo sicuramente confermate le iniziative tradizionali, quindi il premio Due Facce di maggio, dove verranno coinvolti i vignettisti sia professionisti che dilettanti sul tema tra l'altro molto attuale, che è quello della sanità, e sicuramente avremo un punto di vista molto originale con cui gli artisti rappresenteranno questa realtà, ma ci saranno molti appuntamenti culturali, tra cui presentazione di libri, una serie di incontri che abbiamo pensato di organizzare insieme agli amici del Leudo, con cui condividiamo chiaramente la passione per il Leudo, la passione per Sesto Levante, che avrà come tema la cultura marinara, e crediamo che anche questo sia un aspetto da approfondire insieme a loro. E poi chiaramente ci sarà di nuovo il concorso legato
dedicato alla festa dei nonni, quindi sul tema nuovo che abbiamo condiviso con la regione. Ci sarà il nuovo concorso di poesia e narrativa in dialetto, la nostra lingua genovese, perché un'altra cosa molto importante che porta avanti da anni il Leudo è il genovese nelle scuole, perché è giusto ed è bello che il genovese si possa conoscere non solo all'interno della famiglia, solitamente dai propri nonni, ma anche a scuola, e questo è grazie ai nostri maestri volontari che vanno nelle scuole del nostro territorio. E poi ci sarà, come ci aspetta tra poco, il tradizionale confuoco, che è lo scambio degli auguri, nel quale praticamente contiamo veramente auspichiamo questa volta in maniera particolarmente convinta un futuro migliore, un anno migliore, perché dobbiamo ritornare alla normalità e ci crediamo davvero. Non hai solo 9 nipoti, adesso sei entrata nella ciurma del Leudo, so che nelle scuole ne hai tanti altri. Guarda, è stata per me, dico la verità, il coronavirus mi ha tolto quello che mi aiutava ad andare avanti, perché tanti bambini veramente, quando li incontro, dicono alla mamma: è la nonna che veniva a parlarci in genovese. Ho faticato. Ma riprenderemo, Carmen, riprenderemo. Ma io sono vecchia. Un premio per il presidente emerito della storica associazione culturale Leudo del Sesto Levante, Aldo Enrico Canale. Dopo aver consegnato il premio a decine di nonni speciali, ora tocca proprio a te riceverlo. La ciurma del Leudo sono i suoi nipoti a premiarlo. Io resto dell'idea che la favola di Pinocchio sia una significativa, perché c'è la segretaria che ride e vedevo che confabulavano con questo signore. È un periodo che ci chiami il gatto alla volpe. Io gli ho detto: qui c'è un gatto alla volpe. Comunque torno a dire, e lo dico anche al nuovo presidente, carissimo amico, che se si vuole andare avanti in un'associazione il comandante conta poco, contano la segretaria, che noi abbiamo una ragazza d'oro, abbiamo il vice che lavora da matti, Italo Franceschini, che, insomma, sono i collaboratori, quelli che noi non consideriamo a volte, sono quelli che mandano avanti un'associazione. Io volevo leggere una cosa semplice, se me lo consentite, perché la volevo leggere prima, poi mi sono dimenticato, ma è una poesia, breve, è breve, è di Lina Schwartz, che dice: la poesia del nonno e del nipotino. Passano sul prato nonno e nipotino, il nonno è vecchio, il bimbo è piccolino, il bimbo è biondo, il nonno è tutto bianco, il bimbo è diritto, il nonno è curvo e stanco. Passano sul prato dandosi la mano, il nonno dice: presto andrò lontano, molto lontano, e più non tornerò. E il bimbo? Nonno mio, ti scriverò. Noi abbiamo l'assessore Bizio. Io continuo sempre a dire che nel paese di Andersen, nel paese della fiaba, 50 anni di fiabe sono passati qui, credo che sia importante che questa manifestazione la prenda al comune e la tenga con valorizzazione, perché i nonni sono un qualcosa di insostituibile. Qualcheduno ha detto che è meraviglioso, qualcheduno ha detto che sono felice di essere nonni e con tanti nipoti, anch'io ne ho 3, ringrazio mia figlia e mio genero per avermi dato questi tre, vabbè, in separata sede ve lo dico. Direttore, nonni e nipoti, lei chi vede di più? Certamente i nipoti, perché evidentemente siamo un ospedale pediatrico, però posso dire che i nonni sono una presenza preziosissima, silenziosa, discreta, a volte anche invisibile, ma certamente una presenza, e questo lo percepiamo nei racconti dei bambini, nella vicinanza che poi si esprime in tanti piccoli gesti loro nei confronti dei genitori, delle famiglie, quando però poi ricordano e ci dicono e ci lasciano sempre questo sentire, questo sapore di famiglia. E i nonni sono davvero una presenza in questo centrale, preziosa, unica. Siamo in un momento in cui le martellanti notizie di questo maledetto coronavirus ci assalgono. Lei che cosa ci può dire a proposito?
Beh, diciamo che parliamo oltre che di pandemia, purtroppo anche di infoedemia, e la proliferazione continua, costante, di notizie, direi anche di chiacchiere a volte. A proposito del coronavirus, certamente da un lato forse vuole stemperare la tensione, l'angoscia, la paura, ma dall'altra alimenta una sorta di incertezza, di disagio, di quelle sensazioni che non lasciano serenamente nella condizione di poter affrontare razionalmente anche una condizione di questo tipo. Continuiamo a dire che i comportamenti saggi, i comportamenti importanti sono, continuano a essere quelli della precauzione, della prudenza, della protezione, e quindi distanziamento, mascherine, lavaggio delle mani. Ecco, tutto questo è certamente centrale. Poi tutto il resto davvero lasciamolo fare agli addetti ai lavori, al loro interno, perché poi chi deve trovare cure piuttosto che protocolli operativi sono loro. Io credo che noi tutti dovremmo perorare ancora di più un atteggiamento sobrio, sereno, equilibrato, certamente di protezione, di precauzione, di prudenza, ma che ci consenta di vivere il più possibile serenamente, con equilibrio e in una prospettiva anche di ottimismo, perché in qualche modo nella storia dell'umanità e della medicina le pandemie e le epidemie ci sono sempre state. Certo, oggi noi ci crediamo forse più invincibili, ma in realtà abbiamo a che fare con qualcosa di infinitesimale dal punto di vista delle dimensioni, ma come abbiamo visto nell'impatto di grandi dimensioni. E l'ospedale Gaslini, vanto della regione Liguria nonché nazionale, come ha affrontato questa pandemia? Ecco, questo devo dire, e lo dico anche con un po' di orgoglio, fin da subito abbiamo affrontato in squadra, con un grande spirito di corpo, di coesione interna, all'insegna della protezione, noi diciamo sempre delle persone, quindi dei bambini, dei familiari, dei nonni, degli operatori, dei frequentatori, dei lavoratori, persino delle ditte esterne, no? Che voglio dire, entrano in ospedale. Noi abbiamo una comunità di circa 5.000 persone che frequenta l'ospedale giornalmente, quindi una città, che evidentemente deve essere tutelata e garantita per se stessa, ma anche per l'interno dell'ospedale, dove noi dovevamo garantire la continuità delle cure. E questo credo, dicevo con orgoglio, che possa essere detto come un piccolo vanto. Durante il lockdown noi siamo riusciti a tenere l'ospedale non solo aperto, ma aperto per le altre regioni, per gli altri bambini che venivano con dei bisogni che non è che sono spariti per il coronavirus, e siamo riusciti a dare loro le stesse cure di sempre. Questo perché abbiamo adottato comportamenti virtuosi, e lo abbiamo fatto tutti insieme, proteggendoci a vicenda e al tempo stesso proteggendo l'ambiente. Credo che questo sia stato un risultato oggettivo. Poter dire che i nostri contagiati sono stati molto 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 meno che negli altri ospedali, parlo di operatori adulti, quindi non soltanto di bambini, che sappiamo sono meno colpiti dal virus, beh, credo che questo sia proprio un'evidenza della modalità giusta, valida, efficace che è stata messa in atto grazie al concorso di tutti, un lavoro di squadra, vero?
Previsioni per domani, martedì 13 ottobre. Al mattino cielo soleggiato, con qualche velatura in transito. Durante il pomeriggio graduale aumento della nuvolosità e in serata possibili rovesci sparsi. Venti fino al primo mattino moderati o localmente forti da nord. Successiva rotazione dei quadranti meridionali e rinforzo. Mare poco mosso o localmente mosso. Umidità su valori medio-bassi. Le temperature previste. Sulla costa tra 9 e 19 gradi. Nell'entroterra tra 6 e 16 gradi.